Bella a tutti ragazzi, al nostro simile sono su Mane Suarra e ora come vedete, aspettate, come vedete voglio fare un video di Yu-Gi-Oh! Del mio deck, è questo qua, starter deck di Yu-Gi-Oh! E Fusilisco, ormai questo è il mio deck, però vi faccio vedere. Ci vediamo dopo perché non so dove appoggiare la videocamera. Ecco, vabbè raga, non avevo... Allora, questo... Allora, questa carta è Albeggiatore. Come vedete ha un effetto. E l'effetto è quando questa carta viene evocata specialmente, puoi evocare specialmente i albeggiatori dalla tua mano, però io non ne ho solo uno. Aspettate. Ecco qua. Poi, Arciere Hashasha. Questo è anche un effetto, quando questa carta viene evocata normalmente per scoperta, o per scoperta, infligge 500 danni al tuo avversario. Questo è Nero lo spadaccino magico. Beh, questo non è un incantatore, non ha effetti. Fluff, incantatore effetto. Una volta per turno per rivelare un mostro nella tua mano, aumenta il livello di questa carta del livello di questo mostro, di quel mostro fino alla end phase. È buono. Questo è Velociraptor Nero. Questo è un effetto molto lungo. Se questa carta attacco un mostro dell'avversario, questa carta guadagna 400 attacco sul durante il damage tip. Se questa carta è attaccata da un mostro dell'avversario, questa carta perde solo 400 attacco solo durante la damage tip. Vabbè, questo è Stentardo del coraggio. Tutti i mostri che controlli guadagnano 200 attacco solamente durante la battle place. Però questa qua è come non mi ricordo una carta, sempre magia. Questa è Arcidemone Folle, è un effetto molto lungo, 1800 attacco. Questa è una carta buona, Cilindro Magico. Quando un mostro dell'avversario dichiara un attacco, scegli come bersaglio il mostro attaccante e non l'attacco. E se lo fai infliggere al tuo avversario, pare. Per esempio, se il mio avversario mi attacca con 3000 di danno, io... evoco Cilindro Magico ed i danni che il mio avversario mi fa gli vanno a lui, praticamente i danni che, per esempio, ha 2000 danni gli vanno a lui, cioè all'avversario, no al mostro. Poi Guerriero Rapido. Questa qua praticamente l'effetto di questa carta, se lo fai se può attaccare il tuo avversario direttamente in questo turno, gli altri mostri non possono attaccare nel turno in cui è attivo. Questo praticamente, se tu incominci per prima, questa carta può attaccare, anche se non può attaccare, ma può attaccare. Aspettate, devo vedere un attimo gli Xyz stanno sotto. Aspettate, veramente vi devo far vedere solo prima gli Xyz. Aspettate, quell'altro là dove sta? Oh mio Dio, è scomparso l'Xyz. Porca minestra. Ah, eccola qua. Allora, i primi Xyz sono farfallo operativo fotonico. Poi numero Golem Acido della distruzione numero 30. E maestro Dingin della sinfonia. E poi questi qua, praticamente questo deck me l'ha regalato 9741, se vedi questo video ti ringrazio moltissimo. Questi qua sono, questo qua me l'ha regalato Jiren Blaster e questo qua Marco 9741 con insieme a questo deck. Però alcune carte me le ha regalate, come dire, me l'ha regalato alcune carte Jiren Blaster. In un prossimo video spacchetteremo un pacchetto di Yu-Gi-Oh! Di Attacco degli Eroi, tutti gli eroi elementali. Spero che mi uscirà Neos, ero elementale, oppure Neos Spaziale, che è ancora molto meglio. Poi ci sta Guardia Custode di Tombe. Scegli il mostro controllato. Praticamente se il mostro mi attacca con questa carta, no? Io lo scopro e quel mostro che ha fatto un attacco ritorna alla sua mano.
Poi abbiamo Forza d'Attacco Goblin, Protettori of the Throne, Capitano Saccheggiatore, Geroide Oscuro, Mostro Risuscitato. Praticamente sono andato veloce perché non ho tanti megabyte. Mostro Risuscitato, Guerriero Sopravvissuto, Gigante Gogogo, Guerriero Sopravvissuto, Cavaliere Tasuke, Tornado di Polvere, Spada di Vellatrice. Praticamente ne ho due, le spade di Vellatrice. C'è un melone dei sai samurai, Tangelo spadaccino magico, porca puttana 2600 di danno. Ah, questo qua, le truppe A. E tale quale come detto prima. Questo è l'ascia raddoppia, il tifone spaziale, controllo avversario, cavalieri Gambara, aglie di ferro, in ascia non so se ho già fatto vedere tutti i carte. Dispositivo di salvataggio obbligatorio, forza riflessa, Golem go go go, Golem go go go, potenziamento dell'eco, tornado di polvere, sono due, truppe A ne sono due, e ne sono due anche queste spade rivelatrice, e spesso feccia razza, 5000 porca tritone di danno, la madonna, come vedete, 5000. Guerriero do do do, buona, poco facciamo l'alfabeto, A, B, 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 C, C, che cazzo, fuoco cavaliere campione 2800 troia, rinforzi dell'esercito, Dragonute, Ascia, 2000 attacco. Se questa carta attacca, mette in mozione di difesa alla fine del gen. Ok, insetto maggiore. Praticamente, questa è una carta facile e anche forte. Perché questa qua, se in mozione di difesa, lui mi attacca. Io scopro e mangio quello. Però la mia carta non va a cimitarlo, ritorna in posizione di difesa. No, non è vero. Resta scoperta sotto terreno. Arcidemone soldato, cavaliere Zubada, Unrank Turbo, poi Golem Mage della distruzione, farfalla operativo fotonico e maestro di G della sinfonia. E questo è il mio deck. Praticamente i deck sono 40 carte, però alcune le ho messe, come dire, le ho messe nel deck. Marco, ti ringrazio nuovamente per perché mi hai regalato il deck. Di Xyz e questo magnifico e bellissimo starter deck di Yuma e Deglan. Praticamente poi in un prossimo video faremo io e contro Jiren Blaster, che lui ha un deck molto forte con la polimerizzazione, oppure tutte carte fusione. Invece carte fusione e sincro non ce l'ho. Ho solo, praticamente, solo carte Xyz, tre carte Xyz. Poi comprerò anche Attacco degli Eroi e lo spacchetteremo insieme. E questo è tutto, ragazzi, e al nostro prossimo video. Ciao, duella!